Portavoce del terzo municipio. Oggi, prima di parlare del tema della serata, di Mafia Capitale per l'appunto, illustreremo un po' il lavoro svolto dal gruppo municipale. Parleremo un po' di come è strutturata l'accoglienza, la logistica, la comunicazione e vi parleremo un po' delle nostre battaglie, delle nostre vittorie e anche di battaglie storiche, per esempio come Minucciano, come per esempio a Vigne Nuove, una vittoria recente che abbiamo ottenuto sulla messa in sicurezza dell'asilo nido della Contea degli Hobbit. Parleremo anche di cartellonistica abusiva, affissioni abusive. Parleremo, ritornando sulla speculazione, a Minucciano e cosa c'è dietro Piazza Minucciano, cosa c'era dietro Piazza Minucciano. Ora do la parola a Francesco Fedele che fa una breve introduzione sul gruppo e sul lavoro svolto. Grazie. Buonasera a tutti. Come ha detto Simone, sono Francesco Fedele, sono uno dei volontari, perché qua facciamo tutti solo ed esclusivamente attività da volontario, che si occupa principalmente della parte della comunicazione, soprattutto sui social. Il mio gruppo potrà parlare, potrà confermare quello che vi dico: nessuno di noi ha un ruolo specifico, fermo e statico. Siamo tutti invitati e cerchiamo sempre di fare in questa stessa maniera, a ruotare nell'ambito delle nostre attività all'interno, per far sì che tutti noi si possa essere consapevoli del lavoro che si deve svolgere all'interno del territorio per portare avanti le battaglie, per portare avanti e scrivere un atto, per sapere a chi quest'atto deve essere indirizzato e infine ovviamente come comunicarlo ai cittadini che eventualmente e fortunatamente incominciano a aumentare sempre di più, ci accreditano come una forza in grado di far presente nelle istituzioni quali sono le necessità del territorio. Tutto quello che facciamo nel bene o nel male ovviamente è sempre migliorabile ed è per questo che siamo ben contenti che oggi siate venuti in così tanti, perché abbiamo sempre bisogno di un aiuto per migliorare la comunicazione piuttosto che un aiuto, e questa è la cosa secondo me più importante, per migliorare la nostra sensibilità sul territorio nell'ambito dei problemi che devono poi essere affrontati. Tutti noi, dal momento che viviamo il nostro quartiere, il nostro territorio, abbiamo bene o male in mente delle cose sulle quali vorremmo agire, ma da soli alla fine non siamo mai stati in grado di farlo, mentre in un gruppo, e noi ci riteniamo e comunque sia ci agiamo come un gruppo, abbiamo capito che unendo insieme ognuno le proprie competenze e le proprie possibilità di tempo, riusciamo a sviluppare una forza che riesce a incidere in maniera profonda. Ancora adesso anche solo con due portavoce all'interno del municipio, in futuro si spera in ben altri numeri, riusciamo a incidere e a individuare quali sono le problematiche sulle quali si può lavorare meglio. Infatti, come dopo vi spiegherà Simone, siamo riusciti a portare avanti degli atti che sono stati accettati. Chiunque volesse prendere parte, dare un po' del proprio tempo o le proprie capacità o la propria conoscenza, ci contatti attraverso le pagine Facebook, attraverso Twitter, anche qui fisicamente abbiamo Roberta che può prendere i vostri recapiti, qualora vogliate ovviamente impegnarvi e mettervi a disposizione. Io lo faccio nell'ambito delle mie possibilità e prima di fare questo non l'avevo mai fatto, non avevo mai neanche fatto un atto. Una volta mi ci sono ritrovato, mi ci sono impegnato, se ci sono riuscito io ci può riuscire chiunque. Per cui io vi invito a entrare in movimento. Grazie. Ora vi porto degli esempi virtuosi di vittorie, piccole vittorie, perché ovviamente qua siamo nel municipio. La più recente in ordine di tempo è stata quella appunto della messa in sicurezza dei locali adiacenti a un asilo nido. Nel quartiere era Vigne Nuove, il nido è la Contea degli Hobbit. Questo atto l'abbiamo scritto insieme con i cittadini, fatto insieme con loro, si sono mossi, non hanno più delegato, questo che bisogna cambiare, mai più delegare ai politici, risolvetemi, fatemi, cioè facciamo, bisogna cambiare questo punto di vista, il fare insieme, il coordinarsi, il fare rete. Con questo atto chiediamo qualcosa di molto normale e semplice, che venga messo in sicurezza
un locale a fianco a 20 metri da un asilo nido, per appunto tutelare i bambini dai 0 ai 4 anni all'interno dell'asilo stesso. Cosa chiedevamo? Semplicemente fare in modo che i materiali di risulta all'interno di questo asilo, che non so se sapete bene la situazione, dentro questo locale c'è il più totale degrado e sono nel più totale stato di abbandono. Siamo andati con la commissione speciale impiantistica sportiva del municipio all'interno di questi locali a fare un sopralluogo, e quello che ho visto con i miei occhi e che poi ho documentato facendo delle news, articoli eccetera, è stato un qualcosa di sconvolgente: piccioni morti dentro la palestra in disuso, materassi abbandonati, materiali di risulta di ogni genere, PC, stampanti, con tutto quello che può provocare appunto un toner abbandonato che sappiamo che comunque è molto tossico, ricordando sempre che a 20 metri c'è un asilo funzionante, perché ancora ci sono qualche asilo funzionante. E questo per dirvi che chiedevamo semplicemente la normalità, la messa in sicurezza e la rimozione in toto dei materiali di risulta. Perché? Perché lì dentro ci volevano fare, diciamo, prima un centro di accoglienza per senza tetto, poi sventato anche dall'azione congiunta con i cittadini, ma non perché siamo contro un centro di accoglienza per senza tetto, perché anche noi siamo a favore del famoso piano freddo, ma proprio per cercare di tutelare quella zona. Sappiamo quasi per certo, perché abbiamo trovato indumenti sporchi, bagni usati, materassi che sembravano proprio usati, che là ci vanno comunque ancora a dormire, a fianco a un nido, eppure al locale esterno, la parte esterna piena di arbusti, con rischi di incendi, eccetera. Quindi, e ovviamente cercavamo anche, che veniva ripreso un progetto iniziale per l'apertura di un nido comunale o un nido privato, perché là quella zona si poteva proprio ampliare, si può ampliare, si deve ampliare. E avevamo chiesto anche, fra i vari punti dell'atto che avevamo protocollato, anche che venga redatto proprio un bagno per l'assegnazione della palestra, perché quando sono andato là a fare questo sopralluogo mi sentivo un po' come un inviato di Striscia la Notizia quando lanciano il messaggio "e io pago". Per fortuna, diciamo, con l'aiuto dei cittadini che sono accorsi in consiglio, perché questo bisogna fare, ecco che vuol dire parte attiva, i cittadini devono fare insieme, diciamo, alle istituzioni e poi venire a presenziare durante l'aula, quando viene calendarizzato l'atto. Un altro esempio virtuoso, perché si dice sempre che il Movimento 5 Stelle non fa niente, ovviamente l'atto in questione sull'asilo nido è stato votato all'unanimità, perché in presenza dei cittadini la maggioranza e il PD cambiano da così a così anche la votazione. Un altro esempio virtuoso, sempre perché si dice che il Movimento 5 Stelle non fa niente, è quanto riguarda il quadrante Porta di Roma. Nel quadrante Porta di Roma, che sappiamo che è vessato dal problema costruttore, consorzio, comune, si rimpallano un po' le competenze, dicono non è proprio competenza, fanno sempre questo giochino, senza entrare nei tecnicismi perché sennò vi annoierei. Abbiamo subito chiesto al nostro portavoce capitolino Daniele Frongia una commissione speciale di revisione della spesa, perché non so se molti di voi lo sanno o meno, il nostro portavoce Daniele Frongia presiede proprio questa commissione. Sono venuti e invitando tutti i tecnici, gli uffici competenti, nonché l'ufficio tecnico del municipio, e di fronte i cittadini, ecco ancora l'importanza dei cittadini, a 50 e più cittadini presenti, gli uffici questa volta sono stati messi spalle al muro di fronte alle loro esigenze, perché questo rimpallo della competenza, il consorzio è pubblico eccetera, che cosa ha portato? A una mancanza totale di illuminazione nel quadrante, vie intere senza illuminazione, manutenzione del verde inesistente,
e molto altro. Abbiamo fatto appunto una commissione che ha smosso qualcosa, abbiamo fatto un'interrogazione comunale per cercare di vederci chiaro, anche sempre con l'aiuto dei cittadini, anche questo. E di recente qualcosa si è smosso, molto poco, per esempio la manutenzione delle aree verdi, qualcosa stanno iniziando a fare, l'illuminazione solamente in un paio di vie è stata riallacciata, ma non ci fermiamo qua. Quello che dobbiamo fare tutti insieme è quella che noi chiamiamo operazione fiato sul collo. Un'altra battaglia, questa più storica, e poi do la parola ai diretti interessati che si sono occupati in prima persona dai comitati di quartiere, è Piazza Minucciano. Piazza Minucciano è stata l'ennesima speculazione edilizia. L'ennesima speculazione edilizia che diciamo c'è dietro, indovinate un po', Coratti, presidente, ex presidente dell'Assemblea Capitolina, che poi hanno arrestato. E questa speculazione edilizia andava a favore di chi? Di Bonifaci. Non so se sapete chi è Bonifaci, ma vi voglio leggere un estratto di un articolo del Corriere della Sera. Pagò al Tribunale di Milano 54 miliardi di lire per il patteggiamento da 11 mesi al processo Enimont. Fondi neri per pagare i politici. Altri 54 alla Montedison per chiudere anche il versante civilistico. Sua celebre replica all'allora PM Antonio Di Pietro. I soldi vanno e vengono, ma sono roba mia. Fonte Corriere.it. Questo per farvi capire che queste persone nel municipio hanno votato questa delibera, non salvaguardando il territorio e non combattendo per il territorio, a favore di chi? Ve l'ho appena detto. Io adesso darei la parola a Staffa o, se volete, a Mimmo D'Orazio per continuare a andare sullo specifico su questo tema. Volete intervenire su Piazza Minucciano? Visto che insomma è stata una battaglia che abbiamo combattuto insieme, mi sembra anche giusto dare la voce, visto che io sono un semplice portavoce.